Domenica 6 febbraio è il primo appuntamento dell'anno dell'associazione con il primo trofeo Aldo Pollini dedicato a papà sugli sci delle nevi di Courmayeur, realizzato in collaborazione con il Panathon Club Pavia, con le scuole di sci Courmayeur e Montebianco, con lo sci club Courmaschitini, il CAI di sezione di Vigevano e con la collaborazione di molte aziende locali che hanno voluto collaborare a questa iniziativa. Obiettivo: portare a Courmayeur in una gara di slalom gigante tutti gli appassionati e gli amici di papà in quella che è stata la sua grande passione, lo sci, perché ha praticato e con il quale ha sviluppato anche tanti giovani talenti e giovani promesse dello sci vigevanese attraverso iniziative come gli storici campionati vigevanesi per i quali lui è stato sempre patrocinatore e collaboratore. L'occasione è anche di far conoscere l'associazione anche fuori dalle mura vigevanesi e le sue attività, e il ricavato della gara andrà proprio a finanziare le attività dell'associazione dedicate ai giovani e allo sport di montagna. Ricordo che uno dei nostri più importanti impegni è quello legato all'obiettivo Milano Cortina 2026 con la Federazione Italiana Sport Invernali e Paralimpici, e i due atleti che noi supportiamo in avvicinamento alle Olimpiadi italiane sono Martina Vozze e Federico Pellizzari, che hanno appena concluso i mondiali a Lillehammer portando a casa ciascuno una medaglia di bronzo, quindi una grandissima soddisfazione per noi, per le iniziative che stiamo facendo, iniziative che sono anche ovviamente sul territorio locale a Vigevano con associazioni, scuole, ragazzi e quante attività hanno bisogno di supporto legati al mondo dei giovani e dello sport.